Stato Quotidiano, 24 dicembre 2014, siamo alla vigilia di Natale con Antonio Rignanese e Stefano Latosa, rappresentanti della Cobas. Parleremo della vertenza degli ex LSU ATA che si occupano del servizio di pulizia nella scuola, riguarda un centinaio di dipendenti a Manfredonia, questa vertenza. In questo caso parliamo di 50 invece dipendenti della Holding Group impiegati a Foggia e a Manfredonia. Il problema principale è quello del mancato pagamento, nonostante stiamo parlando di una vertenza che va avanti da mesi. Allora, prego, presentateci questa problematica. Allora, sono Rignanese Antonio del sindacato Cobas. Niente, volevamo denunciare per l'ennesima volta, diciamo, i ritardi e i pagamenti della ditta subappaltatrice, in questo caso la Holding Group, diciamo, che opera nel territorio foggiano con 100 lavoratori su Manfredonia e 50 lavoratori su Foggia. Ultimamente si è toccato il fondo. La Holding Group nei giorni scorsi ha pagato i 100 lavoratori di Manfredonia, sì, già una spettanza, e lasciando senza soldi i lavoratori che operano nel Foggiano, di cui ci sono una trentina di Manfredonia. Ha pagato, parliamo di che, novembre, ottobre? Noi parliamo solo delle spettanze di novembre e 2 mensilità di tredicesima. Il Perfetto. problema è molto grave: questi lavoratori dall'inizio dell'anno sono andati in crisi per via dei ritardi pagamenti, mancati pagamenti, retribuzioni sbagliate. Alcuni di loro addirittura hanno perso la casa, diciamo, vivono nei garage, e addirittura alcuni nelle ultime settimane, nonostante abbiano un lavoro, sono ricorsi ad andare a prendere i pacchi pasta in chiesa. Noi ricordiamo, signor Rignanese, signor Latosa, è un problema vecchio, da tanti, tanti mesi l'avevamo anticipato, c'è stato questo affidamento su base nazionale della gara Consip alla Dusman, da lì è partito tutto poi con questa vertenza, si è arrivato, Ecco, questa è una conclusione aspettata, diciamo. gara Consip che noi avevamo denunciato sin dagli anni scorsi, dove abbiamo detto che era la soluzione sbagliata per risolvere il problema. Tutto questo problema si poteva risolvere internalizzando i lavoratori delle scuole, anche come addetti alle pulizie, diciamo, e sarebbero stati sufficienti 290 milioni, diciamo, stanziati per le pulizie, senza aggiungere i 450 milioni del decoro delle scuole belle, che lo riteniamo sempre come organizzazione del Cobas uno spreco di denaro A pubblico. proposito di scuole belle, in questo caso dobbiamo parlare di scuole sporche a Manfredonia o no? Nel senso, quali sono le condizioni delle scuole e soprattutto se dopo le feste i ragazzi torneranno con le scuole pulite, Allora, che cosa come succede? detto in un'intervista allo stesso giornale qualche giorno fa, vi vedo a dire, la Holding Group si è presentata solo per la firma dei contratti e non si è più vista. Ultimamente qualche rappresentante della holding ha portato, diciamo, un mezzo litro di prodotto per scuola, e non si può pulire una scuola con mezzo litro di detergente o senza attrezzature. Però il problema E principe è i quindi, pagamenti. che succede? A gennaio le scuole saranno pulite o resteranno in questa A maniera? gennaio le scuole continueranno ad essere sporche. Noi chiediamo, per prima cosa, che questa ditta, quella della Holding Group, vada via, perché non rispetta il contratto collettivo nazionale, non rispetta gli accordi del 28 marzo e del 5 maggio. Diciamo, dunque, subentri la Dusman per poi iniziare a lavorare su un vero processo di internalizzazione. Ecco, a proposito di internalizzazione, fra le soluzioni per risolvere questa vertenza, voi avete consigliato, cioè avete così pensato alla stabilizzazione oppure ad attenersi o temperare quanto stabilito di recente da alcune sentenze del TAR Napoli e TAR di Pescara, Sì, ovvero? allora il sindacato Cobas da più di un anno si è già attivato con dei ricorsi legali attraverso i TAR per la stabilizzazione degli ex LSU, diritto negato dai governi con l'appoggio dei sindacati confederali. D'accordo. Per terminare, facciamo un appello, magari anche gli auguri. Oggi è vigilia, magari facciamo gli auguri a voi stessi, alle vostre famiglie, a tutti. Fate un appello finale. Che noi auguriamo a tutti buone feste e speriamo che l'anno nuovo porti serenità per tutti e soprattutto il rispetto delle regole.
Auguri a tutti. Auguri a tutti. Grazie, vi ringraziamo, in bocca al lupo e buone feste a tutti i lavoratori ex ATA coinvolti, diciamo. Buone feste anche alla redazione. Grazie, buona sedazione di Stato.